più fecondo, che non che possa essere come un'attrazione per la città, uscire fuori dalle sale, come ci stavamo raccontando, e immaginarsi un evento per il decennale, piuttosto che, quindi più che altro un modo di rendere informati noi che stiamo iniziando a fare una rete a questo punto delle associazioni presenti. Mi fa molto piacere il fatto che questo incontro con il Club UNESCO sia per voi un'occasione gradita. Intanto la ringraziamo tantissimo di aver accettato di venire a Gratina, così come ringrazio Marisa che ce l'ha proposto e Cinzia, che hanno sempre prestato una particolare attenzione a Gratina, perché finora, dico fino a questa sera, Gratina ha sempre dimostrato una particolare attenzione e sensibilità al problema palestinese. Sicuramente da un punto di vista politico, l'amministrazione attuale, come quella di cui facevo parte in precedenza, è molto molto vicina alla causa palestinese e ritiene che questo sopruso dell'occupazione debba finire, debba finire più presto, ecco, la cosa di cui siamo convinti è che sensibilizzare e informare serve, perché quello che i media non passano ovviamente in qualche modo deve invece venire attraverso una rete di informazioni che parte dal basso, per iniziare a smuovere i vertici che altrimenti sono ben comodi sulle loro politiche economiche, che li portano e continuano a far ignorare la questione palestinese, che può essere fonte di incontri ulteriori, così come non credo che voi abbiate mai conosciuto finora. Marco Ramazzotti Stocker. Ramazzotti è il nome cristiano di mio padre e Stocker è il nome, cognome ebraico di mia madre. In più noi siamo della parte ebraica, siamo di lingua tedesca.
E qui parlerò di UNESCO, però vorrei un istantino allacciarmi alla signora Raggiunfondo. Perché ci stanno i sionisti? E soprattutto, perché non sono sionista io? Questo è il punto. La ragione fondamentale del movimento politico sionista è quella di creare uno Stato dove gli ebrei possono trovare una loro difesa dalle persecuzioni. Questa era la frase più o meno